Ah, salve Gringos e ben ritrovati su Mucchio TV. Io sono VG Future e questo è un altro video aggiornamento, uno di quelli che vi piacciono tanto e che sono così tanto visti. Quindi, non perdiamoci in ulteriori indugi e cominciamo. Red Dead News. Allora, la prima notizia di oggi è che il primo Red Dead Redemption ha festeggiato il suo 10° anniversario, perché sono passati ben 10 anni dalla sua pubblicazione. Infatti la Rockstar ha fatto questa pagina di celebrazione, che ho preso direttamente dalla pagina americana, e dice questo: celebrando un decennio di Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 18 maggio 2020. Questa settimana segna il 10° anniversario di Red Dead Redemption, il viaggio di John Marston per seppellire il suo passato e ricongiungersi con la sua famiglia, per onorare l'occasione e tutto l'amore che il gioco ha visto nel corso degli anni dai fan. Abbiamo raccolto alcuni dei nostri momenti preferiti. Questa qui è una delle canzoni di Red Dead Redemption che è suonata da José González e si chiama Far Away, però io immagino che molti di voi già la conosceranno, però io vi sprono a guardare questo video perché è molto molto bello. Poi, nel 2010, José González ha fatto visita al nostro ufficio di New York ed ha eseguito una tenera interpretazione dal vivo di Far Away, la traccia che accompagna il memorabile ingresso di Marston in Messico. 9 anni di esperienza sul cantante e musicista svedese Christian Lars... cazzo, l'ha scoperto Far Away in una delle molte registrazioni ispirate a Red Dead sul suo canale YouTube. Ovviamente, ragazzi, questa è una traduzione dall'inglese, quindi questi artefatti sono dovuti a questo. Qui poi abbiamo un cosplayer di John Marston, ne ho visti di migliori, però il vestito merita tanto tanto. Poi ancora, Kali Stonehra condiviso il suo incredibile cosplay di John Marston, completo di stivali e speroni vissuti, jeans denim foderati a mano e un gilet sfilacciato. E per un'interpretazione classica, dai un'occhiata all'altro cosplay altrettanto impressionante descritto qui al Newswire del 2010, questo poi lo andate a vedere voi. Qui poi abbiamo un altro disegno di John Marston. Nel corso degli anni John Marston è stato oggetto di innumerevoli incredibili pezzi di fan art. Questo ritratto in acrilico di Redditor Molasiver non fa eccezione, ovviamente sempre sti nick molto facili da pronunciare. Artista fan Nicky Bjorn. Il colorato pennarello e disegno matita raffigura un taglio più pulito di Marston, cicatrici e tutto il resto. Penso si riferisca appunto a questo qua che abbiamo visto prima. Redius Isonus, il gruppo ha reso omaggio al look firma di Marston in Red Dead Online, formalizzando l'occasione con una visita allo studio fotografico. Infatti, se andate allo studio fotografico, c'è la possibilità con la vostra POS di fare delle foto di gruppo, e questo ne è proprio un esempio. Poi abbiamo un'altra foto di un suo fan. Marston crea un soggetto straordinario in questi due ritratti brillantemente catturati da Red Dead Portraits. E poi qui c'è un'altra fan art, probabilmente presa con la modalità fotografica di Red Dead Redemption 2, anche questa molto suggestiva, molto bella. Poi invece andiamo a vedere gli aggiornamenti di questa settimana, che si limitano anche questa volta ad alcune aggiunte non clamorose. Red Dead Online 19 maggio 2020, bonus per collezionisti, abbigliamento a tempo limitato e altro. Questa settimana puoi ottenere un bonus del 50% sulla vendita consegnando un set completo di fiori selvatici americani. Esplora la frontiera in cerca di artefatti e rarità e fatti ricompensare per la tua determinazione fino al 25 maggio. Consegnandole un set completo di fiori selvatici americani, Madame Nazar ti ricompenserà con un bonus del 50% sulla vendita. Serve un aiuto? Gioca quando vuoi questa settimana e ricevi gratis la mappa dei fiori selvatici americani. Qui abbiamo un'altra bellissima immagine di Red Dead Redemption 2. Queste penso che siano state scattate da PC. Il West può rivelarsi un luogo solitario. Fonda la tua banda di rinnegati e alleati con altri fuorilegge. Tutte le spese di creazione di una POS permanente sono gratuite fino all'8 giugno. Mi raccomando, ragazzi, se volete fare POS permanenti, fino all'8 giugno è completamente gratis.
Cerchi una fidata compagnia attorno al tuo fuoco da campo, adotta un cane per l'accampamento, un cavallo di rango inferiore al 40 con il 40% di sconto. Equipaggiati al meglio per affrontare la frontiera, sfruttando uno sconto del 40% sulla pala Pennington, il binocolo migliorato e il cercametalli. Ancora un'altra immagine molto selvaggia. Abbigliamento a tempo limitato. Il catalogo Warehouse & Co. offre articoli per tutti i gusti, tra cui una selezione di articoli nuovamente disponibili fino al 25 maggio. Assicurati di acquistare i seguenti articoli prima che spariscano: il Tasman, il Danube, cappello manteca, cappello da cosacco, cappello Butel, soprabito Irvine. E anche questa settimana ci sono le promozioni Twitch Prime e PlayStation Plus, che però, ragazzi, leggo sempre, quindi mi sembrerebbe quasi stupido ripeterla. E poi ancora questa settimana c'è la parte di ricavati, che ovviamente andrà per il Covid-19. Lo so, ragazzi, come al solito voi direte che anche questa settimana non c'è nulla di grandioso, ma dato che abbiamo toccato i 10 anni di Red Dead Redemption 1, io penso che il prossimo aggiornamento, o magari quello dopo, sarà quello giusto per il Season Pass 3. Altresì, ragazzi, volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto in privato, comunque mi hanno scritto nei commenti oppure su Telegram facendomi le condoglianze per quella perdita che ho avuto. Io vi ringrazio tantissimo, anche per questo motivo non ho fatto altri video, perché sono stato veramente impegnato. Però il video aggiornamento ci voleva. E questo era tutto, Gringos. Noi ci vediamo la prossima volta.